è la moneta di Satana. Noi abbiamo studiato le parole di Satana che stanno nel Vangelo. Di solito, e su questo è stato anche recentemente distribuito, anche qui a Lanciano, io ho distribuito alcune copie di questo messaggio sulle parole di Satana. Satana nel Vangelo parla 3 volte. La prima cosa che dice a Cristo, dopo 40 giorni di digiuno, la prima cosa che dice, trasforma le pietre in pane. La grande opinione pubblica ha detto, perché ha detto questo? Perché siccome Cristo era stato 40 giorni di digiuno, aveva fame e doveva mangiare il pane, ecco la tentazione. Allora noi abbiamo obiettato, questo non è un ragionamento, perché quando uno è stato digiuno 40 giorni, mangiare pane non è peccato, la tentazione si riferisce a un peccato, alla possibilità di peccare, se no la tentazione non esiste. Ora, quando uno è stato 40 giorni digiuno nel deserto, come lo è stato Cristo, mangiare pane è moralmente ineccepibile. Quindi non è quella l'interpretazione. Abbiamo detto, qual è l'interpretazione? L'interpretazione è dare a quelle parole di Satana, ce le dice Cristo. Quando Cristo dice, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, pone un grosso problema dell'interpretazione. Perché? Perché fa capire che il significato delle parole non si resume dall'espressione letterale, ma dalla bocca che le pronuncia. Allora, per vedere qual è il significato delle parole di Satana, bisogna considerare l'ipotesi, peraltro assurda, che Cristo avesse accettato l'invito di Satana di cambiare le pietre in pane. Se lui avesse accettato quell'invito, Satana poteva dire, tu mangi il pane perché hai accettato il mio consiglio. Quindi il merito, se tu mangi pane, è mio. Quindi tu sei debitore verso di me per il pane che tu hai creato. La stessa identica situazione si verifica nell'emissione monetaria. Perché come Satana sarebbe diventato creditore verso Cristo se questo avesse trasformato le pietre in pane, così i popoli sono diventati debitori delle banche centrali perché hanno accettato l'invito delle banche centrali a accettare in prestito la moneta. E allora si sono indebitati per la moneta che deve essere proprietà del popolo, così come il pane deve essere proprietà di Cristo. Se noi mettiamo al posto di Cristo il popolo, se mettiamo al posto del pane la moneta, se noi mettiamo al posto della banca Satana, noi vediamo che le parole di Satana calzano perfettamente. Ecco che allora quando si dice la moneta è sterco del demonio, c'è un messaggio di verità. Non a caso San Francesco d'Assisi diceva ai padri, potete prendere tutto in prestito, tranne in elemosina, come obolo, tranne la moneta, perché sentiva che nella moneta c'era un qualche cosa di satanico. E allora che cosa possiamo dire? Che Satana è una persona seria. Perché? Perché quando ha detto poi la terza tentazione, se mi adorerai prostrato, comanderai su tutti i popoli del mondo. Satana ha mantenuto la promessa. Perché? Perché quando l'eresia protestante ha negato l'Eucarestia e la transustanziazione, e questo è avvenuto con il Test Act, l'editto votato nel 1673 dal Parlamento inglese, da quel momento si è avuto con la negazione della divinità nell'Eucarestia la possibilità che Satana andasse sull'altare, perché adorare prostrato vuol dire mettere Satana sull'altare. Allora cominciamo a capire che Satana è una persona seria, perché mantiene le promesse fatte a fin di male. Quando ha promesso comanderai su tutti i popoli del mondo se mi adorerai prostrato, che cosa sono avvenute? 2 cose sono avvenute in Inghilterra. Primo, la negazione dell'Eucarestia. Secondo, la trasformazione della pietra in pane, cioè della carta in oro. Questi 2 momenti sono i 2 messaggi di Satana, e Satana ha mantenuto la promessa, tanto che nel 1855 il Commonwealth aveva un'estensione
di 22.750.000 km2. Oggi tutto il mondo è Commonwealth.